è uno degli agenti segreti più pagati del Regno Unito. Nonostante sia in età pensionabile da almeno un decennio, ha la prostata così infiammata che quando cammina scodinzola come un fox terrier. Ha la cellulite in faccia, vene varicose sulle palpebre, un alito in grado di scolorirti le sopracciglia. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente. Ale. È un nuovo giorno. E come ogni mattina, l'agente Sbo sta facendo colazione inzuppando nel latte i suoi biscotti preferiti. I pan di cozze. Che bontà! E per finire, un bel piatto di trippa con i fagioli! Buono fa il suo, no? Ma no, proprio in questo momento che sto mangiando la trippa con i fagioli, disgraziata! Pronto? James! Vaffanculo, commissario, proprio adesso! Devi andare subito in Cina! Secondo le nostre fonti, il malefico Herbert Ballerinen ha intenzione di rubare l'antichissimo profilattico di Giada, un gioiello dalle proprietà magiche. Non si preoccupi, maresciallo, parto subito! Comandante, maresciallo, tenente, tu sempre! Mentre l'agente Sbo posa le sue chiappe flaccide butterate sull'aereo per la Cina, il malefico Herbert Ballerinen ripassa ad alta voce il suo piano, così da velocizzare la storia. Grazie ai poteri del profilattico di Giada, nessuna donna potrà più resistermi. Finalmente potrò fare orgie sessuali tutto il giorno. E forse, un giorno, diventerò anche presidente del consiglio. Intanto, l'agente Sbo è già sulle strade di Pechino, all'ormai inutile ricerca del profilattico di Giada. Madonna mai! Quanti musi gialli ci stanno qui? Guarda un po'. Esagerato! Ma qui per me deve essere il quartiere cinese, sicurissimo. No, sei in Oriente. E mo? Dove sarà il profilattico di Giada? Oh, oh! Scusi, signora? Signora? Conosce una certa Giada? Ma tu me ne faccia di c***o, tu italiano merda pugliese c***o culo, come dire in vostra lingua? Assurdo, puoi andare a fare in Così, dopo un lungo giro vagare, l'agente Sbo arriva finalmente nella Piazza Rossa, proprio mentre il profilattico di Giada viene mostrato alle telecamere. Pronto, James? Allora, hai trovato il profilattico di Giada? Ma che, maresciallo, oh, qui non la conosce nessuno questa Giada, che cosa dici? Ma coglione, la Giada è un minerale, testa di c***o! Il gioiello verrà esposto oggi nella Piazza Rossa, in diretta nazionale! Madonna, oh, devo proteggere il profilattico di Giada! Permesso, permesso! Oh, lì dare, fammi passare, chi te muove, lì dare! Fermi tutti! Attenzione, attenzione! Vogliono rubare il profilattico di Giada! Lì, va lì, attenzione! Dovete portarlo via, dai! Non è sicuro qui, capito? Ma chi caso essere tu? Ma come? Oh, guardami in faccia, non mi conoscete? Il mio nome è Sbo, James Bo, Sbo! James Bo? Cazzo piccolo, ma struzzo grande! Ma che cazzo hai combinato? Eri in diretta televisiva davanti a un miliardo di persone! Adesso la Cina è sommersa da un mare di Sbo! Maresciam, non è mica colpa mia! Se anche i cinesi quando mi vedono Sbo, dai, mica è colpa mia! Cosa vuoi da me? Sbo, Sbo e Sbo! Fallo dire ai cinesi! Coglione! Lì c'è la pena di morte per queste cose! Ma non è vero! Porca puttana, non credo! Mi vogliono ammazzare! No, lasciatemi, non voglio farlo più, non voglio farlo! Ma piangi! Altro che Sbo! Che cazzo di stavolta l'ho preso nel Oh, sono il commissario! Posso dirti una cosa? Dimmi, commissario, dimmi, che cazzo vuoi? Godo come un porco! Buona giornata, stronzo! Ma fanculo, commissario, mi ha rotto un cazzo pure tu! Non perdere la prossima avventura di James Bo alla ricerca della verginità posteriore di Fabrizio Sborona. Un'impresa ardua, anzi, impossibile. Cittadine, dalla cena! Io
fatto tagliare via piccolo c***o di James Bond. E non resiste, è irresistibile.